Amici, buongiorno, benvenuti al Gardaland Hotel, il primo hotel del resort, quello in cui alloggeremo noi in questi giorni. Ma io sono qui per farvi un tour completo, quindi vedremo il Gardaland Hotel, andremo più giù e vedremo l'Adventure Hotel in fondo e ancora più giù il Magic Hotel. Quindi che inizi il tour. Proprio di fronte all'ingresso c'è questo parco, quest'area esterna bellissima, e troviamo una teleferica in fondo molto divertente. Questa è la gym area, novità 2022 dell'hotel, completa di tutto, c'è anche scritto la funzionalità dell'attrezzo, la serie che devi fare. Lì giù c'è un'area relax e qui tutto questo prato che arriva fino a laggiù dove c'è il padiglione dove dormiamo noi. Questo hotel è spettacolare. Lì su ci sono tutte le varie suite e il piano riservato alle suite, mentre attorno ci sono tutti i padiglioni con le camere. Adesso vediamo bene all'interno. Purtroppo la porta girevole non funziona, quindi dobbiamo entrare da qui, ma fa niente. Benvenuti al Gardaland Hotel. Questa è la reception, qui ci sono tutte le mascotte pronte ad accogliervi. Qui sulla sinistra c'è lo shop con tanti gadget che potete trovare anche al parco, però sempre molto utile e molto bello. Vi faccio vedere dentro. C'è anche questa sezione body care che fa un sacco di profumo. E niente, questo è lo shop del Gardaland Hotel. Scendendo giù c'è il Wonder Bar e qui non si vede, interno c'è il Wonder Restaurant, mentre di qua c'è l'ascensore per salire al piano delle suite o comunque per scendere giù e godervi anche la parte living dell'hotel. Uscendo fuori invece c'è la piazza principale che collega tutti e quattro i padiglioni e ovviamente anche gli altri hotel. Ora andiamo a vedere. Come vi ho anticipato, una volta scesi alla vostra sinistra trovate il Wonder Bar dove potete prendere il vostro happy hour. Qui c'è la sala giochi che vi faccio vedere subito. Il Wonder Restaurant in questo momento è chiuso per dei problemi tecnici relativi all'illuminazione, però ci hanno spostato al Tutankhamon, quindi stasera ceneremo al Tutankhamon e ve lo farò vedere dopo. Qui invece c'è questo palco con la poltrona di prezzemolo che in certi orari del giorno appare e fa il suo spettacolino. Stasera qui ci sarà anche un compleanno, infatti hanno già allestito tutto in modo perfetto. Lì, come vi ho detto prima, c'è l'ascensore che vi porta su al piano delle suite. Adesso andiamo fuori, vi faccio vedere come questa piazza fuori che è stupenda. Questa è la piazza principale del resort, la più bella probabilmente, con questa fontana immensa con prezzemolo che tiene per mano i bambini e tutte queste statue di bambini felici intorno. Tra l'altro, col fatto che sta calando il sole, hanno già acceso la luce ed è veramente bellissima. Quello è il nostro padiglione. Adesso vi faccio vedere pure la nostra camera. Questi invece sono tutti gli altri padiglioni dell'hotel. Nel nostro scenario non ci sono camere a tema, noi siamo nella camera standard, e in tutti gli altri invece ci dovrebbero essere camere a tema, come quella dei corsari, quella della Magic House. Insomma, ci sono un po' di temi. Questa è la nostra camera. Chiave per aprire e si entra. Ma che è sta soundtrack? Ma una volta c'erano le canzoni di Gardaland qui dentro. Ascensore. Che bello. Secondo piano. Ok, noi siamo alla 12.08. Qui quali sono? 12.03? No. 06. Comunque che figata, ragazzi. Tutto tappezzato con prezzemolo. Questo applique classico fa un sacco lusso. Oddio, l'ho superato, ecco. Questa è la nostra camera, 12.08. Benvenuti. Ok. Entrati. Noi siamo già venuti, ovviamente. Abbiamo posato le robe, però questa è la seconda chiave che vi danno per attivare l'elettricità in camera. Noi l'abbiamo tenuta qui così si riscalda un po' l'ambiente. Adesso vi faccio il tour della nostra camera. Una volta entrati, subito sulla sinistra abbiamo il bagno, che è davvero un bel bagno. Abbiamo ovviamente il bidet, il gabinetto,
il lavandino. E qui, a differenza del Garden Adventure Hotel, abbiamo la vasca, che comunque funziona anche un po' come box doccia, perché vedete, hanno messo questo plexiglass che ti permette appunto di lavarti in piedi tranquillamente. Per cui, ottimo. Molto bello, tra l'altro, il bagno. Guardate che dettagli. Lo specchio tutto dorato con le mascotte del parco. Qui il capo. Usciti dal bagno abbiamo l'armadio, una sorta di cabina armadio molto ampia, che non utilizzeremo perché non abbiamo nulla da appendere, a parte due giubbotti. Altra anta con specchio e cassaforte. Poi si entra nella parte principale della camera. Ci sono i due letti, in realtà questa è una poltrona, un divano, un divanetto, ok? Che comunque si apre al letto e fa altri due posti letto sostanzialmente. Letto principale, scrivania. Le lampade, tra l'altro, molto belle, che creano un'atmosfera molto bella, anche i colori delle pareti. Molto molto bello. Ma la cosa migliore di questa camera sono i quadri, cioè Splendido, un quadro che raffigura il parco con tutte le mascotte. C'è anche questo. Bello bello bello. Poi la TV, ovviamente, con tutti i canali funzionanti, tutto perfetto. Qui c'è anche il servizio del mini bar a pagamento, non è compreso nel prezzo della camera. E quest'altro spazio dove poter posare le vostre cose. E qui c'è quest'altro mobile dove in teoria si dovrebbe posare la valigia. Non l'abbiamo messa a terra, però. Ok, è per questo. Molto bello anche il logo dell'hotel qua. E poi ve lo faccio rivedere perché merita il quadro. La nostra camera si affaccia sul centro dell'hotel. Lì c'è la fontana principale e qui attorno ci sono tutti gli altri padiglioni. Molto molto bello. Devo dire, per il prezzo che abbiamo pagato, è un ottimo servizio. Guardate che bello anche il lampioncino fuori. La nostra camera è una delle più economiche qui al Garden Hotel. Abbiamo pagato per 3 notti 270 euro. Siamo riusciti a prenotare prima online, quindi abbiamo anche trovato un'ottima occasione. Però tra le camere e tra tutti e tre gli hotel, il Garden Hotel con la camera standard è quello che conviene di più sicuramente, se volete passare qualche giorno qui. Poi potete anche scegliere di soggiornare nelle camere a tema, che sono sia qui al Garden Hotel che negli altri due hotel dell'resort. E comunque hanno un costo più elevato rispetto alla camera standard, ma sono molto belle. Io ci ho fatto un video nel 2020 e ve lo lascio linkato in descrizione. Noi abbiamo soggiornato già nella Arabian Adventure del Garden Adventure Hotel e anche quelle sono camere molto belle, quindi vi consiglio tutte e tre le esperienze. Sono tutti e tre ottimi hotel, quindi questo è l'ingresso del Garden Adventure Hotel. All'interno di questo sottomarino ci sono tutti pezzi di tematizzazione che ricordano le varie camere che sono qui, quindi Arabian e il Tutankhamon Restaurant che si trova proprio qui davanti. Poi c'è questo che ricorda le camere del Far West e il tema jungle e basta. Superato il sottomarino, questo è ciò che ci si presenta. Proprio davanti a noi c'è la reception dell'hotel. Qui ci sono le camere Arctic, Jungle e Far West. Mentre in quest'altro padiglione ci sono le camere Arabian e sotto il Tutankhamon Restaurant. Oltre al sottomarino, visto che ci sono un po' di dettagli steampunk, come l'orologio lassù, e questa cosa mi fa impazzire perché lo steampunk è uno dei miei temi preferiti. La reception è chiusa, però provo a farvi vedere comunque com'è all'interno. Peccato, c'è la penombra, non riesco a farvi vedere sopra, però è molto bello anche qui dentro, ben tematizzato. Questo è il piano dedicato alle camere Arabian, e credo che si deduca dal theming che c'è. Prendiamo l'ascensore così vi faccio vedere pure com'è l'ascensore. Mi ricorda tanto l'estate 2020 questo ascensore. Se vi steste chiedendo perché nel 2020 abbiamo soggiornato qui, vi lascio il video in descrizione così vedete pure com'era la camera. Eravamo proprio in questo piano, nelle camere Arabian. Però non parla più, prima c'era una voce che ti diceva pure in quale piano e in quale tema stavi andando, però vabbè. Questo è il corridoio delle camere Arabian. Questa era la nostra camera 2 anni fa. Proseguiamo, questo è il piano, non c'è nulla di più da vedere. Noi in estate uscivamo da qui,
lì soggiornavano altri amici e ci incontravamo poi qui, che è la Blue Lagoon, la piscina dell'hotel, molto bella, anche se in questo momento è ovviamente chiusa. Siamo usciti da lì e qui c'è il Tutankhamon Restaurant, e questa invece è la piazza principale sia del Magic Hotel che dell'Adventure, con questo piccolo playground a tema Arabian. Adesso vediamo se abbiamo la botta di culo per entrare in quel padiglione, perché non abbiamo ovviamente la chiave, non siamo ospiti di queste camere, quindi vediamo se riesco a farvi vedere qualcosa. Purtroppo, come immaginavo, le porte sono chiuse, però riesco a farvi vedere il corridoio del tema Far West. Provo a zoomare un po', ed è questo qui. Mi dispiace non potervi far vedere com'è all'interno, però non siamo ospiti di questo padiglione, per cui non posso fare altrimenti. Subito dietro l'Adventure Hotel troviamo l'ingresso del Magic Hotel. Qui ci sono già alcune camere. Abbiamo avuto la fortuna che una di queste stanze ha le tende totalmente aperte, quindi possiamo vedere un po' all'interno. Questa è una camera, se non sbaglio, col tema della regina di ghiaccio, ed è questa qua. Carina. Come struttura ricorda molto quella dell'Adventure Hotel, infatti sono pressoché simili. Hanno il bagno, due letti singoli all'ingresso e poi il letto matrimoniale in fondo. Molto carine anche queste comunque. Questo è l'ingresso per le auto del Magic Hotel, che stiamo vedendo è chiuso col lucchetto. Ci siamo dimenticati effettivamente che è aperto solo il fine settimana in questo periodo, quindi sabato e domenica. Oggi è giovedì e ovviamente è chiuso, ma provo a dare un'occhiata lo stesso, vediamo cosa riusciamo a vedere. All'ingresso, prima della reception, c'è questo enorme cappello da mago con i vari temi delle camere, se non erro. Mi pare c'è la foresta incantata, la regina di ghiaccio e poi la camera del grande mago, che sarebbe appunto questo cappello enorme. Questa è la reception. C'è questo specchio magico all'interno. Se non ricordo male, sono pure oggetti dinamici, tipo quella chiave lì a sinistra. Mi ricordo che i bambini se la giravano, poi spuntava la proiezione del mago. No, era nello specchio. Vabbè, un po' di confusione. Comunque sì, ci sono oggetti dinamici come per simulare incantesimi, robe del genere. Molto bella. Di qua c'è il Quercia Magica Coffee Bar, che sarebbe il bar del Magic Hotel, quello dove si viene a fare colazione, ma è anche effettivamente un ristorante dove poter mangiare. Anche questo purtroppo è chiuso, non posso farvi vedere più di così, però molto carino all'interno, ben tematizzato. Ecco, qui si vede un po' meglio l'interno, ci sono questi alberi immensi per tematizzare. In fondo si chiama Quercia Magica, quindi. Inoltre il Quercia Magica è l'unico ristorante dove è possibile fare la barbecue experience, che appunto è un'esperienza culinaria esclusiva del Magic Hotel. Quindi se volete venire a gustare della carne buona, con marinature particolari, venite qui al Quercia Magica. Vi faccio vedere anche la Blue Lagoon, che è la piscina del resort, aperta solo in estate, ovviamente in questo momento è chiusa. Qui ci sono gli altri due padiglioni, che sono vicinissimi alla piscina, quindi se venite in estate vi auguro di soggiornare in uno di questi due, se siete al Gardaland Hotel. E qui invece c'è la piazza centrale. Quasi dimenticavo di farvi vedere questa dog area, che ha aperto nel 2020 ed è appunto l'area, come si deduce dal nome, dedicata ai cani. Abbiamo già ordinato, stiamo aspettando ora che ci portano la nostra cena. Nel frattempo ci hanno portato questo pane, che penso che ce lo divoreremo in 2 secondi perché stiamo morendo di fame. È appena arrivato il piatto, bellissimo scenograficamente, ma sono sicuro che sarà anche buonissimo. Ovviamente accompagnato da un calice di Valpolicella. Timing anche nei bagni, ragazzi. Come se non bastasse, c'è anche la musica a tema. È tutto perfetto. Bene, per oggi è tutto. Quelli che avete visto sono i 3 hotel che Gardaland offre. Vi spoilerò già da adesso che molto probabilmente quest'estate ritorneremo per pernottare in una delle camere a tema del Gardaland Hotel, quella a tema Jumanji, che purtroppo in questo momento è chiusa e quindi non abbiamo potuto vedere. Vi ringrazio per aver guardato questo video e vi do appuntamento al prossimo. Ciao a tutti!